avvicina l'ora della verità per l'Egitto. Il presidente egiziano Mohamed Morsi oggi si dimetterà o sarà destituito dall'esercito. L'ultimatum dei militari, che inizialmente doveva scadere questo pomeriggio, è stato rimandato a un orario non definito. Il comando generale delle forze armate ha fatto sapere che l'annuncio sarà dato al momento opportuno. Intanto i carri armati sono stati schierati fuori dalla sede della TV statale egiziana. Il presidente Morsi ha però fatto sapere che non intende dimettersi. Ieri sera, in un intervento alla TV di Stato, il presidente ha ribadito il suo no alla richiesta di dimissioni, in quanto primo leader egiziano eletto democraticamente. Nella notte si sono scatenate le proteste in piazza. Gli scontri tra sostenitori e oppositori di Morsi hanno provocato 23 vittime e oltre 200 feriti. Una crisi che destabilizza il già fragile quadro macroeconomico mondiale, con il prezzo del petrolio che rischia di aumentare e i timori di ripercussioni su altri paesi del Medio Oriente.